cari amici di Teramo Web, è con emozione che prendiamo un po' un aggiornamento, una comunicazione. È chiaro, sono notizie ormai note a tutti, però è bene che anche il Vescovo dica che anche Teramo, la diocesi, ha pagato il suo tributo, possiamo dire, a queste giornate così calamitose che speriamo siano già il nostro passato. Avevo ringraziato Dio che più volte, l'ho detto, che in altre esperienze vissute del terremoto o di disastri erano state risparmiate tante vite umane. Ma questo tributo oggi diventa ancora più angosciante per noi e possiamo accettarlo e viverlo nel segno della speranza e della gratitudine, pensando, direi, o cominciando dall'ultimo, e cioè da Davide De Carolis, che è uno dei sei che è caduto l'elicottero, si trovava lì proprio per svolgere con passione questa missione di volontario per aiutare nel soccorso alpino coloro che si trovavano in difficoltà. Antica esperienza scautistica e quindi la condivisione di determinati lavori ha portato Davide a vivere fino in fondo questa esperienza, mettendosi subito a disposizione. Bene, ricordiamolo, ed è questo anche il momento in cui guardiamo avanti, e dobbiamo guardare avanti con speranza e con fiducia, ricordando anche le prime due vittime di cui abbiamo avuto notizia, il papà e il figlio di Poggi Umbricchio, che si erano allontanati non per un divertimento ma per andare a cercare il gasolio, il rifornimento, ciò di cui potevano avere bisogno davanti ad una nevicata di quello spessore. Mattia e Claudio, che sono stati ritrovati poco distante poi l'uno dall'altro, ed infine i tre giovani, tra gli ultimi forse ritrovati nella ricerca di ciò che rimane dell'hotel di Rigopiano a Farindola. Sono tre amici, tre persone di Atri, che già come città è stata sottoposta ad una prova pesante per la nevicata e per i disagi, ma tutto ciò si è aggiunta anche la morte di tre carissimi giovani. Innanzitutto una coppia, Sara e Claudio, e poi Cecilia. Al momento non conosco ancora la data dei funerali, che se saranno in diocesi senz'altro mi unirò ai loro cari per pregare e invocare la misericordia di Dio. Per continuare a chiederci con Giobbe il perché, ma anche per rispondere con Giobbe: finora i nostri occhi avevano sentito parlare di te, ora i nostri occhi ti vedono, ecco la speranza, vedere Dio nella vita e vedere Dio nell'eternità. Di qui riprende la speranza di chi continua il cammino quotidiano nell'impegno, nella perseveranza e nel riscoprire, al di là di tutte quelle polemiche che ci possono stare ma che lasciano il tempo che trovano, ciò che non lascia il tempo che trovo, ciò che lascia il segno è la solidarietà, che costruisce legami e che dà un vero futuro alla società, continuando dall'attenzione al prossimo. Preghiamo insieme perché tutto questo diventi un impegno che accomuni credenti e non credenti, e per i credenti
diventi il modo più concreto per dire il proprio sì alla fede nella carità. Buona giornata a tutti.